Allora, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi volevo parlarvi di un argomento che spesso viene trattato sul gruppo, ovvero come richiedere i ricambi degli attrezzi Parkside, sia in garanzia che fuori garanzia. Fuori garanzia ovviamente hanno un costo, in garanzia solitamente vi viene mandato l'attrezzo nuovo a casa, altrimenti, come nel mio caso, aperto la confezione mi mancava una vite, non sto a portare indietro tutta la scatola per una vite. Ho chiamato il centro assistenza al numero verde, ho segnalato la cosa tramite il codice IAN del prodotto che ho acquistato, la sega circolare. Ho fatto presente che all'interno mancava un pomellino, una vite per stringere la battuta della sega circolare. E niente, loro che cosa hanno fatto? Volevano o mandarmi una sega nuova, io gli mandavo indietro quella vecchia, o riportarla in negozio, o altrimenti c'è un'altra possibilità, ovvero mi hanno mandato un file PDF, l'ho scaricato. Questo file PDF all'interno contiene l'esploso dell'attrezzo, questo è l'esploso con tutti i ricambi che voi potete chiedere al numero verde Parkside, comunque tramite email. Segnalate che cosa vi manca. Nel mio caso vi faccio vedere. Nel mio caso mi mancava questo piccolo pomellino, il 144. Quindi che cosa mi hanno detto? Mi hanno mandato questo file PDF con l'esploso, mi hanno chiesto di indicargli il tipo di ricambio mancante. Voi, se magari avete anche un motore da sostituire, glielo potete chiedere, no, vedete voi. E io che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che andare a cercare il ricambio 144 che si trova, eccolo qui, 144, che è un pomellino M6 da 16. Difatti c'è anche scritto Turning Handle, il pomellino. Ecco qua, questo è il codice, vi dovete segnare questo codice come ho fatto io, questo codice del ricambio. E dopodiché niente, rispondete alla mail dicendo: mi manca questo, voglio questo ricambio. Nel caso della garanzia, se è in garanzia il prodotto, ovviamente ve lo mandano a casa gratis, ve lo spediscono gratis, gratuitamente. Se è fuori garanzia, penso che vi faranno un preventivo di spesa. E come potete vedere, c'è l'intero esploso con tutti i ricambi. E questo è per la sega circolare, ma voi potete farlo per qualsiasi cosa. Quindi adesso questo video poi lo caricherò sul gruppo, lo metterò in alto alla pagina. Così almeno se avete bisogno di ricambi, che ogni volta mi manca questo, mi si è bruciato questo, come devo fare, a chi devo chiamare? Ragazzi, per qualsiasi cosa, non intasate il gruppo, prima perché non è un gruppo tecnico. Chiamate il centro assistenza, lo dico sempre, chiamatelo. Ah, ma l'ho chiamato. No, non l'avete chiamato. Chiamate il centro assistenza, segnalate di cosa avete bisogno, perché sono cambiate le procedure. Ho visto che adesso è migliorata l'assistenza Parkside rispetto all'anno scorso, rispetto a 2 anni fa. Vi mandano il file PDF, nel file PDF c'è l'esploso con l'intero prodotto in ogni suo minimo pezzo. Voi richiedete, vi segnate il numero del pezzo che vi manca, vi andate a segnare il codice e poi mandate un'email o ritelefonate di nuovo al numero dell'assistenza e loro provvederanno a spedirvelo a casa. Quindi ragazzi, spero di essere stato chiaro e mi raccomando, ci leggiamo sulle pagine di Parkside Maniacs Italia.